Sì, noi vogliamo migliorare la nostra attenzione sulle nostre strade e lo dico sempre, l'opera più importante è la somma di tanti piccoli interventi e spesso la qualità delle nostre strade fa la differenza sulla qualità urbana e anche sulla sicurezza, perché dalla qualità delle nostre strade dipende anche la sicurezza della nostra viabilità, della nostra circolazione, della nostra città. Conoscere al meglio lo stato delle nostre strade ci consente, con le risorse che abbiamo, di intervenire in modo più efficace, in modo più preciso laddove c'è bisogno. Pensate che Padova ha oltre 1.000 km di strada e avere la situazione reale, in tempo reale, di tutti i 1.000 km di strada è molto difficile. Con questo sistema, che è un dispositivo che noi montiamo sulle auto del comune, che normalmente girano per svariati servizi, pensiamo alla polizia municipale, alle auto dei nostri tecnici, questo sistema scandaglia le strade mentre le auto si muovono e ci dà tutta una serie di informazioni rispetto all'ammaloramento delle nostre strade. E in pochi mesi, con un'auto solo che girava, nella sperimentazione che abbiamo avviato, abbiamo avuto più di 6.000 informazioni sullo stato delle nostre strade. Sono informazioni utilissime che ci consentono di poter avere uno stato sempre più preciso, man mano che le rilevazioni aumentano, della situazione. E questo ci consente di avere una precisione, un'efficacia maggiore negli interventi che andiamo a scegliere quando poi andremo a sistemare le strade. Cambierà anche la modalità di intervento con una piastra riscaldante che viene dall'Inghilterra, ma viene prodotta in Italia. Sì, sta avendo molto successo nelle amministrazioni, vogliamo utilizzarla anche noi, è un sistema che ci consente di intervenire in modo più ottimale, anche quando le condizioni climatiche non lo consentono, anche in modo molto veloce. Una piastra che riutilizza, scalda la parte da sistemare, riutilizza l'asfalto esistente e lo rimodella lisciandolo e quindi portando a una riparazione con ottimi risultati. Anche uno strumento è una modalità sostenibile perché ci consente di riutilizzare l'asfalto già posato in buona parte. Sperimenteremo questo meccanismo anche, quindi vogliamo che i nostri interventi siano sempre migliori, anche da questo punto di vista qui, in 50 interventi e poi vediamo insomma come andrà la sperimentazione per un uso anche più sistematico.